troppo alto, non so, perché avevo modificato i settaggi per la live del Strega. Un salutiamo a tutti e grazie a Kierrid per aver rinnovato il Prime per il 28esimo mese. 28 mesi sono tantissimi, Kierrid. Grazie mille anche a Joe, 24 mesi anche tu, cioè 2 anni, 2 anni. E veramente grazie, perché comunque questi sono abbonamenti di fedelissimi proprio. Grazie mille. Allora, torniamo alle classiche live del giovedì, quelle proprio pure, in cui parliamo di un autore in questo caso, di un libro più nello specifico, e chiacchieriamo di questa cosa. Allora, stasera questa è una live, una sorta di live tributo. Una live tributo a un grandissimo scrittore, cioè veramente un grandissimo scrittore che ci ha lasciato da poco, da pochissimo. E non è Cormac McCarthy. E non è Cormac McCarthy, ma Martin Amis. Pensi Martin Amis. E rido perché mi ha fatto riflettere, diciamo così, il fatto che alla morte di Martin Amis, sì, c'è stato qualcuno che timidamente ha ricordato la grandezza di questo scrittore. E io speravo quasi che ci fosse l'effetto morte dell'autore, no? Che tutti cercano di andare a recuperare e comprare i libri di Martin Amis, però poi dall'altra parte mi sono anche posto questa domanda: anche ci fosse state le persone che volevano comprare i libri di Martin Amis, dove li compravano? Perché in questo momento qui vi parlo, a catalogo e in libreria di Martin Amis trovate solo questo, che è il nuovo libro di Amis di cui parleremo stasera, ovvero La storia da dentro. Tolto questo nuovo libro, che tra l'altro è uscito il giorno, 2 giorni dopo, in giorno intorno alla morte di Amis, oltre a questo non c'è niente a catalogo. Questo è un crimine. È un crimine contro l'umanità, assolutamente, perché è assolutamente un crimine contro l'umanità. Grazie mille Sol, grazie mille Sol per il 25esimo mese di Prime. E Sol Bello, tra l'altro, personaggio fondamentale di questo libro, e ne parleremo. Quindi, anche volendo, di Martin Amis nessuno avrebbe potuto comprare nulla, e invece alla morte di Cormac McCarthy è sembrato che, ragazzi, oddio, oddio, Cormac McCarthy, sì, tu, lo scrittore preferito di tutti, magicamente lo scrittore preferito di tutti. Da un giorno all'altro era lo scrittore preferito di tutti. Non si poteva vivere senza Cormac McCarthy. Per 12 anni non ha pubblicato un libro McCarthy, però adesso che è morto, il grande pubblico impazzito, e per fortuna che l'ultimo romanzo di McCarthy è un capolavoro, quindi benissimo, però la differenza di trattamento tra questi due scrittori mi è sembrata veramente ingiusta, perché veramente Martin Amis non è sottovalutato, è di più di sottovalutato, cioè di scrittori come Martin Amis ne nascono un paio per generazioni, forse, forse, ma forse, eh? Quindi questa cosa mi ha fatto molto, molto riflettere. E infatti di McCarthy Einaudi ha ristampato tutto, di Amis non ha ristampato nulla, e io credo, sono abbastanza convinto che non ristamperà, timidamente qualcosina, giusto per tenere i diritti, quindi guarderà i libri che sono 10 anni che non ristampa per non far scadere i contratti editoriali, e li ristamperà giusto per impedire a una casa editrice che ci creda realmente in questo autore di fare catalogo. E invece Amis meriterebbe il trattamento di McCarthy, il trattamento di Philip Roth, il trattamento di Haruki Murakami,
esattamente di questi scrittori che vendono, ma vendono perché ci sono i prodotti sul mercato. Non si può vendere se non c'è il prodotto sul mercato. Quindi questa piccola polemica che mi sembrava importante fare all'inizio di questa live, perché questa è una live in cui parliamo sì di la storia da dentro, cioè una traduzione del titolo imbarazzante, Inside Story, va bene, forse era meglio tenerlo in inglese, ma va bene, la storia da dentro, va bene, ma vi parlo anche un po' di Martin Amis in generale, visto che è uno scrittore poco letto e visto che secondo me questo è un libro, si può tranquillamente leggere, se non si è letto nulla dell'autore, però a mio avviso ci sono tanti libri di Amis che meritano, e Amis poi è uno scrittore veramente eclettico che ha scritto libri completamente diversi, con approcci diversi, insomma, è un autore tutto da scoprire. Quindi, intanto vi leggo che avete scritto un sacco. Allora. Sì, più che ristampa, stampa per l'ennesima volta in occasione della morte in questo caso, non è neanche una ristampa. Stamattina stavo recuperando la live sul premio Strega, sto ancora ridendo per quanto il presentatore ha detto allo sponsor che doveva chiudere perché stava per piovere di sconvolto. Ma quello è forse stato il momento più alto quest'anno nella cinquina del premio Strega, nella cerimonia della cinquina del premio Strega. L'anno scorso mi ricordo un piccolo show di Mastella, che quest'anno si è invece un po' più risparmiato. Emma, è la stessa cosa che ho pensato anch'io per quanto riguarda De Lillo. Perché ecco, un'altra cosa, no? McCarthy è morto, era molto vecchio. Martin Amis è morto a 73 anni, e poi anche qui sulla morte è morto a 73 anni di tumore all'esofago, che è lo stesso tumore che ha ucciso il padre, che è morto alla stessa età. Veramente inquietante. E Kingsley Amis, scrittore molto importante in Inghilterra, e che però è anche lì un'altra caratteristica di Martin Amis, un figlio d'arte che ha superato di gran lunga il padre, e che è anche una cosa particolare che non succede così spesso. Quindi sì, tra l'altro tumore all'esofago di su cui sono morti due dei tre protagonisti di questo libro, che sono tre intellettuali, Philip Larkin, poeta, Christopher Hitchens, saggista, e Saul Bellow, scrittore. Quindi, insomma, questa tematica, ma più che altro queste coincidenze sono veramente assurde. E De Lillo è un autore che purtroppo è molto in là con gli anni. Speriamo, lunga vita al maestro sempre, eh. In teoria ora dovrebbero ristampare Money, L'informazione, La freccia del tempo, che sono i tre suoi capolavori, e sarebbe assolutamente d'obbligo, secondo me, ristamparli. Tra l'altro sono anche i tre libri che per molto tempo sono stati gli unici tre libri pubblicati di Martin Amis, perché anche qui, altra caratteristica di Martin Amis che lo accomuna a Don DeLillo, che in Italia l'editoria italiana si è accorta di Martin Amis non in ritardo, di più. Si è accorta di Martin Amis, mi sembra, ai tempi di Money o dell'Informazione, che sono molto vicini come libri, e lo ha pubblicato la prima volta Mondadori, e ha pubblicato due libri Mondadori, forse probabilmente proprio Money e l'Informazione pubblicati in Mondadori, o forse era London Fields e l'Informazione, comunque sì, forse era Territori Londinesi all'epoca ancora come traduzione, e l'Informazione, e poi dopo Mondadori, dopo quei due Mondadori mi sembra sia sempre stato Einaudi. Però ok, Amis non è un autore che vende tantissimo, ma non c'è mai stato dietro neanche un grande marketing. I primi libri di Amis sono arrivati in Italia 6-7 anni fa, per la prima volta, tradotti per la prima volta in Italia. Cioè, è un autore sempre stato bistrattato, con poca fortuna in Italia, però se chiedete agli scrittori, a quelli bravi, cioè a quelli
molto interessati alla prosa, allo stile, a una componente artistica, la letteratura, tutti vi diranno che Martin Amis è un loro modello, tutti vi diranno che Martin Amis è stato in una parte della loro vita fondamentale. Sicuramente ristamperanno La zona di interesse visto il premio vinto dal film di Jonathan Glazer a Cannes. Ah, perché era tratto dal libro di Amis, che però è il più recente, tra l'altro. Sarebbe strano quindi partire da quello per ristamparlo. Eh sì, Money è veramente un libro. È un libro. Ecco, adesso magari vi parlo dei libri che ho letto di Amis. Sono 9 in tutto. Non li ho letti tutti ancora. Però vi parlo di quelli che io ho letto, di quelli che io amo. Money è assolutamente uno di quelli che amo. McCarthy viene spinto di più, Amis è semisconosciuto per come lo vende, o meglio, non vende l'editore in Italia. Sì, boh, anche lì, io non. Per certi versi non capisco, perché McCarthy è un autore che vende perché si è voluto che vendesse, in qualche modo. Perché Martin Amis non è uno scrittore difficile, ma senza ombra di dubbio. È uno scrittore che ha una prosa molto lineare e semplice, soprattutto in alcuni suoi romanzi. Adesso lo andiamo a vedere. È vero che il padre è ancora più dimenticato e chi lo pubblica? Lo pubblicava sempre in Audi una volta. Non aveva nessuno i diritti forse di Kingsley Amis. Chissà perché Einaudi non ci ha creduto tanto, ma in realtà è lo stesso trattamento che riservano a De Lillo, più o meno. Perché con più o meno ritardo pubblicano tutti i libri, ma non li ristampano, cioè non fanno catalogo. Tolto per veramente, credo che i più ristampati siano proprio Money, La freccia del tempo. Però anche qui siamo a questo. Io non lo so se c'è un'altra edizione di Money, ma non credo. Cioè, guardate l'edizione quando facevano gli ET con questo font qua, è passato di tempo. Addirittura l'informazione, io non lo so, forse ho io questa edizione più vecchia, però l'ultima edizione a catalogo è questa. E quindi quando gli Einaudi tascabili avevano la costa grigia. Stiamo parlando veramente di parecchi anni fa. Tra l'altro questa edizione è tremenda perché il font è, cioè, illegale per un romanzo, come diceva Emma in chat, divertentissimo, ma probabilmente uno dei capolavori della narrativa inglese degli ultimi 50 anni. Cioè, L'informazione è un libro pazzesco, un libro sulla scrittura, sugli scrittori e sull'amicizia, sulla competizione, classica competizione tra artisti, però con quella freschezza che aveva il Martin Amis nella scrittura. Aveva questa scrittura, sembrava veramente sempre nuova. Non leggi Amis e non trovi dei paragoni, cioè lui non è che faceva parte di una corrente artistica, non lo si poteva definire un postmoderno, anche se ha scritto dei libri che sono più postmoderni di altri, non era uno scrittore realista puro, non era niente, lui era sopra a molte categorie e con l'informazione ha dimostrato veramente di poter fare, forse questo è il suo grande romanzo, forse, Money. È un romanzo più americano, per certi aspetti, è un romanzo più alla Bret Easton Ellis, è molto ellissiano, ma con una scrittura diversa, cioè come temi è più ellissiano, però ha una prosa molto diversa, questo dialogo brillantissimo, riusciva a essere massimalista senza essere pesante, ma no.
qualità assurda. Ci sono dei. Cioè, credo che l'unico film che io ricordi è London Fields. London Fields è. Dovrebbe aver scritto anche la sceneggiatura. La freccia del tempo. Ah, Emma, io. È uno dei miei preferiti. Ecco, io consiglio sempre la freccia del tempo per iniziare a leggere Martin Amis. Se vi capita di trovarlo, non lo so, all'usato o da qualche parte. È breve, sono 150 pagine ed è un capolavoro. È un capolavoro di costruzione perché è un romanzo scritto all'incontrario, no? Parte alla fine e arriva all'inizio. Racconta di un gerarca nazista e praticamente il modo in cui è strutturato, riportando a ritroso la storia, crea una grande sconvolgimento emotivo nel lettore. Ed è veramente, questo è un libro che ti arriva proprio direttamente allo stomaco. È un libro molto cerebrale nella scrittura, nella struttura, ma lui lo ha reso il più asciutto, il più semplice possibile. E grazie a questa semplicità il messaggio è arrivato perfettamente. Cioè, passare da Money, che è un romanzo esagerato, è un romanzo sopra le righe, è un romanzo veramente sovrabbondante, a questo. Vuol dire veramente essere uno scrittore perfetto, cioè per certi versi Amis è uno scrittore in cui si fa veramente fatica a trovare dei difetti nei suoi libri, ma anche libri diversi, cioè La casa degli incontri è un libro sulla Russia, è un libro molto anche nel modo in cui è scritto est europeo, è incredibile per essere scritto da un inglese e anche questo. Ottimo libro, soprattutto se siete amanti della Russia, dell'ambiente Russia, della storia, della cultura russa, La casa degli incontri. Poi ti fa dei libri completamente diversi. Certo, ma io sì, Lisa, te l'avevo consigliato. La freccia del tempo per me è una bomba, è veramente una bomba. E altro libro completamente diverso? Lion e l'Asbo. Cioè, Lion e l'Asbo è invece una commedia. È una buddy comedy inglese proprio anche un po', non so come dire, smaliziata, molto tranquilla nel ritmo, posatissima. Però che ti racconta questo personaggio tremendo, moralmente tremendo, ma divertente. E poi c'erano i primi libri, ne mancano alcuni, manca l'ultimo, mancano alcuni romanzi in mezzo, però poi c'erano i primi libri, questi tre, prevalentemente. Il primo è Dossier Rachel, che è un esordio super acerbo, e io adoro gli esordi così acerbi, così verdi. Perché questo è un libro in cui si sente proprio la grande passione per la scrittura e io mi immagino all'epoca quando uscì come poter, cioè sarà stato preso come tipo il libro di Pietro Castellitto, cioè ok, ma sì, questo figlio d'arte che vuole scrivere anche lui, ma perché vuole scrivere anche lui? E invece si capiva già perfettamente il grande talento, perché qui c'è una storia d'amore, un'ossessione amorosa del protagonista per questa Rachel che lui insegue per tutta la città, però il gusto per l'umorismo lo prende dal padre, ma non si ferma lì, perché lui vuole sempre trovare il modo giusto di scriverlo il libro. E quindi, per esempio, in Successo, racconta di due fratelli, racconta della rivalità tra questi due fratelli e lo racconta in doppia versione, quindi punto di vista di uno e poi punto di vista dell'altro subito dopo, con il doppio narratore, come si dice, inaffidabile. E anche qui bellissimo, romanzo alto borghese inglese, come romanzo borghese è Futuro Anteriore, non tra i più riusciti di Amis, anzi forse tra quelli che vi ho fatto vedere stasera è il meno riuscito, però anche qui romanzo completamente diverso, romanzo alla camera,
romanzo scritto in maniera molto più asciutta, quasi solo dialogo. Cioè, passare da Money o L'informazione, che sono proprio due romanzoni massimalisti, cioè adesso li vedete così piccolini, tascabili perché li ho in mano, ma se uno volesse veramente rendere giustizia all'informazione, lo dovrebbe pubblicare in un formato cartonato, grande, con una formattazione giusta, e vedete che queste 400 pagine, con un font, da Bibbia, vengono quelle 600 pagine comode che meritano sia L'informazione che Money. Quindi questo giusto per dare un'infarinatura su quello che è quello che era, purtroppo, Martin Amis. Un autore da scoprire, cioè la grande fortuna per chi non ha letto nulla di Martin Amis è scoprirlo. Scoprire questo autore, capire anche quale Martin Amis piace di più, perché ce ne sono tanti, c'è più commedia, c'è più dramma, c'è quello più minimalista e quello più massimalista. Ma stasera parliamo di questo, del suo formalmente secondo memoir. Ora, io ho un po' di problemi con queste etichette, perché sono delle etichette inutili. Per me questo è un memoir fino a un certo punto, però va bene, adesso ne parliamo perché. Nel frattempo vi recupero un attimo che non vorrei perdervi in chat. Allora. Vero, Coba il Terribile è quello su Stalin, giusto? Sì, esatto, non l'ho ancora letto. È molto probabile, Mansoldo, che proprio il fatto di non rientrare in una corrente letteraria, in uno stile, ma soprattutto facendo libri tutte le volte diversi, destabilizzava un po' l'editore, che era insicuro nel comunicarlo e soprattutto faceva fatica a creare una fanbase. Alla fine, adesso ciò che cerca l'editoria sono le fanbase, cioè Sally Rooney, Elena Ferrante, Megan Nolan, creare questi filoni in cui poi puoi continuare a propinare lo stesso libro, lo stesso identico libro, gli cambi il titolo, gli cambi i personaggi e glielo rivendi e continui a venderglielo, che è un po' la stessa dinamica del cinema, purtroppo. Non si fa un discorso editoriale, ma si fa un discorso di ti è piaciuto questo? Ti piacerà ripetere e rileggere lo stesso libro 1000 volte. Purtroppo, molta parte del pubblico apprezza la comfort zone e purtroppo la stragrande maggioranza di chi questi prodotti li deve vendere non ha il coraggio per proporre qualcosa di diverso. Però sì, è molto probabile. Amis, De Lillo, Pynchon sono poco o niente pubblicati perché i libri di qualità in Italia sono poco appetibili. Allora, sì. Però, per esempio, Pynchon è tutto a catalogo adesso. C'hai ragione, per alcuni. Beh, è vero, no, è vero. Adesso è tutto a catalogo. È vero, sì. Sì, tendenzialmente sì, però fatalità sono tutti e tre Einaudi. Niente mi toglie dalla testa che anche solo uno dei tre fosse i diritti fossero di un'altra casa editrice, non dico grande, perché se fosse per Mondadori o per Rizzoli o per Bompiani il discorso sarebbe uguale, ma se i suoi diritti fossero di una casa editrice media, una NN, una Minimum Fax, una EO, ho detto nomi a caso per dire la grandezza, Sellerio. Per queste grandezze qua, secondo me invece avrebbero grande risalto in un catalogo più piccolo, più ridotto. Il fatto che Einaudi abbia spinto McCarthy, che personalmente amo, sulla scia dell'esplosione negli Stati Uniti degli anni 90, dimostra come si tende a giocare super safe. Se spingi per Ben Amis, come fa a non vendere? Esattamente, è vero. Sì, c'è stato un'esplosione negli anni 90. Anche nei primi 2000 c'è stato un rinnovamento di McCarthy, Baricco è stato uno dei grandi promotori di McCarthy in Italia, soprattutto la trilogia della Frontiera ha fatto un po' da rompighiaccio
E poi il Pulitzer con La Strada ha aiutato molto. Ecco, un altro problema di Martin Amis è che non ha mai vinto un premio letterario importante. Anche questo per l'editoria è importante. Non dovrebbe esserlo, ma lo è. Ecco, Esperienza non l'ho letto io, che è invece un memoir molto, deve essere molto figo, sul rapporto col padre, il rapporto con Kingsley Amis. Anche questo è un po' fuori catalogo a quello che ho visto, cioè si fa sempre un po' fatica, però io sono molto curioso, quindi lo recupererò sicuramente. Bene, allora, entriamo un attimo in questo libro qua invece, che è ciò che trovate in libreria in questo momento di Amis. Allora, che cos'è? È un oggetto particolare, perché è un memoir. In parte, perché racconta prevalentemente il suo rapporto con tre personalità, tre intellettuali che sono diventati negli anni tre suoi amici molto stretti, e sono, come dicevo prima, il poeta Philip Larkin, il saggista Christopher Hitchens e il romanziere Saul Bellow. Sono tre uomini con cui Martin Amis ha un rapporto molto stretto nel corso della sua vita e che racconta in questo libro in maniera non lineare. Oltre al suo rapporto con questi tre uomini, questi tre intellettuali, questi tre artisti, con cui lui si confronta costantemente e con cui lui confronta la sua arte, ok? Ci sono altri due filoni, più o meno. La scrittura, quindi, alternato a capitoli di memoir, per banalizzare, perché in realtà è molto più mescolata la cosa, però alternato ai filoni di memoir, ci sono dei capitoli puramente di riflessione sulla scrittura. Qualcuno potrebbe anche definirlo un manuale di scrittura, ma non è assolutamente, è forse un contrario di un manuale di scrittura, perché nei capitoli sulla scrittura di questo libro, che sono preziosissimi, sono tra i miei preferiti, Amis smonta tutta una serie di fondamenta di quelle che sono il credo delle scuole di scrittura, soprattutto anglosassoni, diciamo, e dà più che dei consigli, delle opinioni sulla scrittura, sull'approccio allo scrivere, all'essere uno scrittore, e lo fa in maniera molto chiara, molto precisa, cioè molto lapidaria su alcune cose, su come si deve scrivere, su quale deve essere la priorità nella scrittura, su quali devono essere le intenzioni dello scrivere, ma non mi sorprende perché Amis era comunque anche un grande saggista. E assolutamente, quel capitolo lì che decoro, che dice Emma, ci sono dei capitoli qui dentro che sono proprio da leggere, quando hai finito di leggere li rileggi. Questi sulla scrittura sono bellissimi, veramente. E intervallano una parte che invece io definirei molto più romanzesca. Perché se da una parte tutto quello che è il suo rapporto con Saul Bellow, Hitchens e Larkin, è memoir, ok? Dall'altra c'è il suo rapporto con le donne, che lui invece romanza. Romanza per in qualche modo evitare di fare un'autofiction, ok? E lo fa in due modi. Intanto in quelle parti lui passa dalla prima alla terza persona singolare e quindi il protagonista diventa Martin. Si estranea da se stesso. Questo dire, ok. Direte, vabbè, okay. È un fondamentale invece questa differenza, perché la prima persona ti permette delle libertà, la terza persona ti dà invece la possibilità di estraniarti, estraniandoti tutte quelle libertà facili, no? Quel modo di arrivare al lettore più rapidamente. La prima persona è più intima. Con la prima persona tu da subito, dalle prime pagine, sei con lo scrittore. Con la terza persona invece il lettore si allontana come lo scrittore e
ed è il protagonista lì sotto, quindi c'è un grado di separazione in più. Questo gli permette anche di giocare ancora di più con il suo rapporto con le donne, perché qui il suo rapporto con le donne è rappresentato da un personaggio femminile inventato. Quindi inserisce in un memoir un personaggio inventato che in qualche modo va a rappresentare quello che è stato il suo rapporto con le donne in parte della sua vita. Perché poi non è per tutta la sua vita, per parte della sua vita è rappresentata da questa Phoebe, sì, mi sembra, Phoebe Phelps, che è un personaggio meraviglioso. Cioè, proprio qui è un personaggio tipicamente alla Martin Amis, una donna veramente che mina tutte quelle che sono le sicurezze, di Martin, del Martin personaggio. Ed è divertente come queste parti di, boh, sì, chiamiamole autofiction, romanzo autobiografico, però molto fiction secondo me, sono molto meno intime di alcune parti dei suoi romanzi di pura fiction, secondo me. E in un romanzo molto intimo, perché tutto il rapporto con Sol Bello, soprattutto, che è un po' uno dei suoi padri, spirituali, il rapporto tra Sol Bello e Martin Amis è proprio un rapporto padre-figlio. Tolto quelle parti lì, invece è molto romanzesco il suo rapporto con questa Phoebe e le dinamiche, i dialoghi, le svolte narrative. Questo rendono il libro di 600 pagine per nulla leggero, rispetto ai libri di cui vi ho parlato prima, di Amis, questo forse è uno dei più pesanti da un certo punto di vista, perché alterna tante cose, perché ha anche delle parti saggistiche, però è forse veramente il suo giusto testamento, non il testamento letterario, quindi non il romanzo che rimarrà di Martin Amis, ma è proprio un libro in cui Amis dice qualcosa di se stesso, fa anche con grande maturità un esame, non so come dire, cioè un bilancio della sua vita e lo fa con un'onestà che lui ha sempre avuto, che però a me sorprende sempre. Ha cambiato anche i nomi delle mogli e dei figli. Ok, questo non l'avevo notato, non lo sapevo. Ok. È interessante questa cosa, anche questa cosa è interessante. Cioè, perché se ci pensate è strano che in un libro che poi formalmente è un memoir, che Einaudi mette nella collana non fiction, perché se vedete il titolo è in rosso e invece Einaudi nei Super Coralli, i libri di fiction, il titolo è nero se non sbaglio. Quindi l'editore dice che è una non fiction, però lui nella non fiction cambia i nomi, inventa personaggi, mescola le cose, cioè era veramente un autore che le cose normali, lineari, perché semplici le sapeva fare, ma lineari, banali, non le voleva fare. L'incontro tra Martin e Phoebe, cioè questa donna rappresenta la summa di probabilmente le donne che lui ha raccontato nella sua letteratura. E veramente lui è uno scrittore molto maschile, ok? Cioè molto spesso i protagonisti dei suoi libri sono uomini. E anche i coprotagonisti sono uomini, perché è proprio il narratore, è il narratore dell'amicizia maschile, pochissimi autori raccontano l'amicizia maschile, è il narratore dei rapporti fraterni tra uomini, è il narratore dei rapporti uomo, padre-figlio, e infatti per quello voglio leggere il suo memoir col rapporto con il padre, e anche qui dentro, alla fine, i tre personaggi principali sono tre uomini. Però Phoebe sconvolge le carte, ok? Ed è forse anche qui la grande maturità di Amis, che
smuove quelle che sono magari delle sue sicurezze. Avrò 100 super coralli, sta cosa di colore non l'avevo mai notata. No, più che altro non credo che questo sia un super corallo adesso, perché sembrano super coralli, però. Perché adesso non vorrei dire una cretinata, eh. Non vorrei aver detto una cretinata, però per esempio, confermatemela questa cosa. Per esempio, le McEwan è in nero. E invece Polhoster, che non è in super corallo, sembra un super corallo, ma non è. È rosso, perché questo è non fiction di Polhoster. Quindi, boh, io credo che sia per quello, però non ne sono sicuro. Vi recupero. Allora. Avevi citato l'informazione in un tuo video, non ricordo quale, l'ho comprato subito, ho iniziato proprio oggi. Proprio oggi mi sta piacendo, sono molto contento. Molto contento perché l'informazione è veramente un libro. È un libro prezioso, è il libro, è il grande romanzo di Martin Amis. È un libro lungo, però che si legge bene, eh? Cioè si legge veramente, veramente molto bene. Ed è, cioè, per chi ama la scrittura e soprattutto i libri sugli scrittori, i libri sulla letteratura, cioè, e che poi in realtà travalica, perché è un po' un libro su due artisti, no? Il tipico confronto tra due artisti, uno ha avuto successo e l'altro no. Forse un tempo si teneva molto di più ad osare, trovando connessioni con altri personaggi, inserendoli nelle proprie opere, che fossero colleghi o meno. Non lo so questo. Sicuramente, con la morte di Amis, muore uno degli ultimi scrittori rockstar. Ok, cioè Martin Amis era una rockstar, era uno scrittore, ecco, no, forse è ecco, ancora uno degli ultimi Salman Rushdie, ok, che è era un po' una, non è proprio una rockstar, cioè è una personalità, ok, anche Zadie Smith è una personalità. Martin Amis no, invece era proprio uno scrittore che voleva essere una star, che si sentiva una star e lo era, cioè in Inghilterra lo era, siamo in Italia che non lo consideriamo, ma lui veramente verrà studiato, eh. Cioè, non ho nessun dubbio che Martin Amis è uno dei pochi che rimarrà di questo periodo e sarà caratterizzante di questi anni. L'ultima parte del libro è una lunga meditazione sulla morte e sul come morire con dignità. Le pagine dedicate agli ultimi istanti di vita di Christopher Hitchens sono incredibilmente toccanti, senza mai scadere nel sentimentalismo stucchevole. Lui era fisiologicamente incapace di essere retorico. Non ho mai letto una pagina di Martin Amis retorica. Era proprio allergico alla retorica. E l'ultima parte di questo libro è molto triste, in effetti. È molto. Perché si sente proprio che è una riflessione sulla morte, sull'accettazione della morte, ma anche sul riflettere come delle figure per lui fondamentali lo avevano in qualche modo abbandonato e leggerlo dopo la sua morte è ancora peggio, secondo me. Il rapporto con Saul Bellow è quello che mi è piaciuto di più. E che mi ha anche fatto tornare la voglia di recuperare altro di Saul Bellow. Io ho letto solo due libri di Saul Bellow, ma non ho letto. Com'è che si chiama? Il romanzo famoso di Saul Bellow, che non è Herzog e che non è O.G. March. Va bene, verrà in mente a qualcuno in chat. Non mi viene il titolo, ce l'ho. Ce l'ho proprio qui in testa, ma va bene. E no, non è Herzog. No, è. No. Humboldt. Qualcosa con Humboldt. No, lo imbirico no. Il dono. Di Humboldt, grazie mille Emma, grazie mille. Mi mancavano dei pezzi di quel titolo. Il dono di Humboldt, quello mi interessa molto leggere. Non so se qualcuno di voi l'ha letto e se mi fa sapere che cosa ne pensa, sono molto molto curioso. Forse
Finisco di recuperarti, ero arrivato qua, ero arrivato però, ok. Da quale libro il pensatore mi consigliate di iniziare? Allora, senza dubbio, La freccia del tempo. La freccia del tempo, breve ma fortissimo. Una coltellata nello stomaco praticamente, però super sperimentale ma godibilissimo e semplice da leggere. E nonostante racconti della seconda guerra mondiale e del nazismo, però è definitivo per un certo punto di vista, da un certo punto di vista, questo senza dubbio, ed è più facile, più approcciabile, io dico sempre. Poi se uno vuole, se uno è più coraggioso, come dire, o più ambizioso, questa l'informazione, che è veramente una bomba. L'ultimo libro di Veronica Raimo è in rosso? Oddio, sai che non lo so. Questa storia del titolo in rosso allora non mi convince. Ok, ero convinto che ci fosse una correlazione tra il fatto che fossero in rosso e fossero in nero, anche perché con quale criterio uno li mette in rosso, cioè sceglie il colore del titolo? Senza criterio? O sono tutti rossi e io no? Ho avuto un effetto Mandela. Può essere. Può essere. No, a caso, no, dai, vi prego, non può essere. È vero che da giovane assomiglia a Mick Jagger. È vero. Quindi, Do The Humboldt, bellissimo, mi dite. Dovrò recuperarlo. No, anch'io ho letto Oggi Marcia e L'uomo in bilico. E mi è piaciuto di più L'uomo in bilico, però. Ho trovato un articolo in cui spiegano in maniera molto chiara la differenza dei colori. In Italia si usa rosso, bianco e nero per i saggi, giallo, nero e rosso per la narrativa. Ma in che senso? Ma in generale? No, non ho capito allora. Rosso, bianco e nero per i saggi. Giallo, nero e rosso per la narrativa. Ma lo dice Einaudi questa cosa qua? Bah. Ah, ce l'hai a Cesenatico? Sì, te lo ricordo assolutamente. Herzog mi attira meno, però cioè, vorrei partire dal dono di Humboldt. Cioè partire, continuare. Ok, esatto. Sì, no, non mi era per niente chiara questa cosa dei colori, però va bene, contenti loro, del rosso, bianco e nero per la narrativa. No, per i saggi. Giallo, nero e rosso per la narrativa. Bah, vabbè, lasciamo perdere. Terrificante pensare che Norman Mailer abbia pugnalato la sua seconda moglie perché gli aveva fatto intendere che fosse inferiore a Dostoevsky. In realtà, sì, Norman Mailer non ci fa una grande figura, ma giustamente, e in questo libro si parla di tanti scrittori. Si parla tantissimo di Updike, che sapete è uno scrittore che io adoro, e che è uno scrittore che da tanti è stato criticato. Anche da i suoi colleghi, però alla fine era meno peggio di altri. E di Mailer invece si raccontano cose tremende. Questa è la più tremenda in assoluto, ma indipendentemente, anche la questione dell'alcol, del fatto di bere molto. Solbello non beveva, se non sbaglio, era lui che non beveva, e è all'inizio in cui discutono di questa cosa del bere e di chi beve e chi no, e assolutamente viene fuori Mailer come, vabbè, d'altra parte è una delle sue caratteristiche migliori. Non ricordo dov'è che lo dice, ma vengono citati praticamente tutti gli scrittori, prima o dopo in questo libro.
cioè De Lillo, Roth, Capoti, ma tutti vengono citati. Chissà dove. Jane Austen viene citata spesso, Henry James, Dickens ovviamente. Dov'è che lo metteva? È quando parlava con Saul Bellow la prima volta, credo. Andavano a cena. Ma dai, che era preso di mira per posa tipo come bestemmia in chiesa, oppure c'era un motivo serio? Allora, stava molto antipatico John Updike. Stava molto antipatico, non ho ben capito perché. Però io tantissimi saggi che ho letto di scrittori trattano un po' con sufficienza Updike, ma credo che questo dipendesse, fosse un po' una reazione contraria al fatto che comunque Updike ha sempre avuto un buon successo, e, a differenza di altri suoi contemporanei. Anche se per esempio poi alla fine il Nobel l'ha vinto Saul Bellow, no? E questo viene ricordato più e più volte, anche la dinamica Bellow-Roth su chi abbia vinto il Nobel e chi no. E Updike stava antipatico. Ora, era anche un autore un po', come dire, credo che avesse anche lui un po' una posa. Da scrittore molto forte, ma però tutti sono concordi che ha scritto dei capolavori, cioè anche i grandi detrattori gli riconoscono una, soprattutto nella tetralogia di Coniglio, esatto, sì, Wallace, l'avevamo forse letto un pezzettino di quel saggio di Wallace, vero? Professore, Ricordo di averlo letto in live un pezzettino di quel saggio in cui racconta proprio, però lì in Wallace trovavo un po' di malafede nell'attaccare in quel caso Updike, perché lo faceva secondo me un po' per. Un po' alla Renzi, ok? Un po' da rottamatore era in quel caso Wallace. Per me è stato piuttosto inquietante scoprire che Philip Larkin, uno dei pochissimi poeti contemporanei che mi sia capitato di leggere, soprattutto di capire nella vita, fosse un uomo profondamente disturbato. Io non ho mai letto niente di Philip Larkin. Sapete che io con la poesia ho un rapporto molto complicato e non la capisco. Però questi tre uomini, Philip, Christopher e Saul, sono tre uomini molto diversi. E da cui Amis prende qualcosa e con cui ha rapporti molto diversi, perché ovviamente con Saul Bellow ha un rapporto più distante, ma che poi diventa intimo, veramente, come dicevo, paterno. Con gli altri invece è molto, soprattutto con Philip, è molto cameratesco quasi, e sono tutti uomini un po' disturbati. Tra l'altro c'è stata una questione sul fatto che London Fields fosse stato omesso dalla shortlist del Booker perché a due membri della giuria non piacque come Amis trattava i personaggi femminili nel libro. Ora, io non l'ho letto London Fields, però ce l'ho da leggere, è uno dei prossimi. Prima leggo La vedova qualcosa, sapete che i titoli sono un disastro, e poi leggo London Fields. Però London Fields è anche un libro che dovrebbe essere una sorta di hard boiled, stile Amis. Quindi credo che i ruoli femminili in quel libro siano chiusi all'interno di uno stereotipo di narrazione di quel tipo, no? Credo, però non l'ho letto. Abde, che era conservatore, tutti gli altri progressisti. Tutti questi sono progressisti. Però, solo perché non credo sia solo quello, perché comunque di scrittori conservatori americani ce n'erano parecchi in quell'epoca anche. Però, senza dubbio, dal loro punto di vista, sì, soprattutto Wallace, tra questi. Quando gli chiedevano come mai non avesse vinto il Nobel, diceva che non assegnargli il Nobel è un'antica tradizione scandinava.
Finestre alte, me lo consigliate? È molto bello. La vedova incinta, ecco com'è, la vedova incinta, che è tradotto da Maurizio Balmelli, per cui sto iniziando ad avere una grande simpatia come traduttrice. Perché è la traduttrice dell'ultimo McCarthy che sapete ho adorato. Tra l'altro ho controllato, ha tradotto anche Sutri di McCarthy che voglio leggere. Ha tradotto Vite che non sono la mia, versione Einaudi e non la versione Adelphi che ha un'altra traduzione. Mi dicono non un granché, ma va bene. E quindi mi piace molto Maurizio Balmelli che ha tradotto anche qualcosa di Amis tra quelli che ho letto. Ma ha tradotto anche La vedova incinta, sono curioso di leggerlo. Comunque questo Philip Larkin, questo libro di Philip Larkin dovrei provare a, non lo so, provare. Ho letto da più parti che Zadie Smith sia stata influenzata abbastanza da Amis. Concordi? Non ho mai letto nulla di suo, quindi non saprei. Voglio sapere, voglio leggere Denti Bianchi prima possibile. Allora, sicuramente da un punto di vista generazionale è inevitabile che Zadie Smith sia stata condizionata da Martin Amis. Per forza, cioè, per una scrittrice londinese della sua generazione, Martin Amis era il giovane scrittore sulla rampa di lancio, talentuoso. E trovare le, come dire, le derivazioni di Amis in altri scrittori è molto complicato, proprio perché i suoi libri sono molto diversi. Credo che forse qualcosa si può trovare in, non tanto nei suoi romanzi più familiari, perché il modo di raccontare la famiglia di Amis è molto diverso da quello di Zadie Smith. Grazie mille, Mansoddo, grazie mille per aver rinnovato il Prime per il 18° mese. Ma più, forse più nei romanzi meno alla Zadie Smith, no? Ti aspetti meno. Cioè, per esempio, NW, NW, che è il romanzo che meno ho preferito di Zadie Smith, però l'ho letto anche in traduzione, secondo me quello è un libro che va letto in inglese, proprio per tutto il gioco con lo slang, è potenzialmente un romanzo alla Martin Amis. Sì, quello sì. Il Nobel, discussione infinita, ma alla fine è un premio politico, non sono più grandi, non sono i più grandi, no, e sono molto più i grandi che non hanno vinto rispetto a chi lo ha preso. D'accordissimo, d'accordissimo, però per gli scrittori è un tormento, soprattutto per una certa generazione di scrittori è stato un tormento. Perché comunque, cioè, per Philip Roth, per Saul Bellow che poi l'ha vinto, anche per DeLillo, quella generazione lì aveva in mente un Nobel diverso da quello che è negli ultimi 20 anni. Un Nobel che era meno politico ed era meno inclusivo, diciamo così, cioè se ne sbatteva di dover dare il Nobel a distribuirlo ciclicamente e fargli fare il giro del mondo, no? C'era qualcuno a premiare e lo si premiava. Boh, ok, molto occidentale, sì, molto maschile, sì, molto bianco, sì. In quel modo però hanno costruito un'istituzione. Adesso con le quote lo hanno fatto diventare un premio politico, quindi l'hanno sminuito. Per carità, giusto pensarlo a livello globale, giusto pensarlo in maniera inclusiva. Forse sono quelle classiche modalità che per accelerare un processo che sarebbe comunque stato fisiologico, rischi di perdere un po' di prestigio. Detto, cioè, opinione mia. L'influenza principale di Zadie Smith è Salman Rushdie. Sì, senza dubbio, soprattutto per i romanzi familiari, secondo me. Cioè, ecco, no, L'uomo autografo. L'uomo autografo è un romanzo alla Amis. Sì, il protagonista dell'uomo autografo è un protagonista alla Martin Amis. Denti Bianchi è un, invece, un libro in cui si sente un po' più di Rushdie, senza dubbio. Rushdie più che proprio nella scrittura. Nella
Nella scrittura sì, sicuramente c'è l'influenza di Rushdie. Sì, esatto, è che ogni tanto lo danno a qualcuno di grande grande. Nessun postmodernista ha vinto il Nobel. No, è vero. Stavo pensando. No, neanche tra i non americani. No, non mi viene in mente, no, è vero. Harold Bloom ha sempre criticato la questione delle quote di cui parlavi, però anche lì qualcuno ti potrebbe dire, facendo l'avvocato del diavolo, qualcuno ti potrebbe dire che è un discorso novecentesco, che non, diciamo, non aperto alla società globale contemporanea. Può essere. Beh, io me lo auguro che possa trovare una quadra tra l'inclusività, che però non deve essere, cioè secondo me è il grosso problema, ma in qualsiasi campo dell'inclusività, è che l'inclusività non vuol dire partire tutti dalla stessa posizione, ok? Cioè non si risolve un problema di discriminazione privilegiando i discriminati. E questo secondo me è banalissimo, cioè è qualcosa che potrebbe capire anche mio nipote elementari, però è fondamentale. Cioè, il problema dell'inclusività è nelle candidature al Nobel, cioè nelle proposte al Nobel, non dovrebbe essere ai vincitori. È come allo strega. Cioè, quest'anno, per essere sicuri che vinca una donna, hanno candidato 4 donne su 5. Io capisco tutto, eh. Ma bisogna candidare i 5 libri migliori, no? Se, dal loro punto di vista, no? E quindi, cioè, boh. Non ha senso, secondo me, questo discorso anche del Nobel che dice: no, ma l'hanno assegnato a un uomo africano, quindi l'anno prossimo devo dare a una donna asiatica, l'anno dopo devo dare a un uomo, che cazzo, insomma, europeo, cioè. Meno di tempi recenti, ma fin dall'inizio è sempre stato attento a chi assegnarlo, non esponendosi troppo. Per il primo c'era ancora Tolstoi, ma lo diedero più prudentemente a Prudhomme. Allora, sì, senza dubbio, erano attenti, ma perché? Perché è sempre stato un riconoscimento all'autore e non al libro. È ovvio che se io devo andare a premiare l'autore, io sto dando una in grande importanza la persona, anche ovviamente. C'è tutto quel discorso del separare l'opera dall'autore. Nel momento in cui il premio è assegnato all'autore, io che premio ho una grande responsabilità. Nel momento in cui invece io premio l'opera, posso dire ok, l'autore può anche essere una testa, cioè può essere un uomo, una persona schifosissima, però l'opera è un capolavoro. E quindi io lo capisco il tutto. No, è partita la pubblicità, ritorno, ripeto, non ti preoccupare. Nel senso che erano attenti perché è un premio alla persona, è un premio all'autore. Forse un premio al libro sarebbero più tranquilli. E sono d'accordo, sarebbero stati anche più tranquilli. Però comunque, ecco, prima era un premio più politico nel vero senso del termine. Adesso è un premio politico allargato. È un premio più politico in senso lato. È politico come spettro di esatto, sì, è quello. È sempre sbagliato comunque. Però lo trovo un po' più stupido adesso, cioè nel senso. No,
per carità, poi alcuni Nobel degli ultimi anni, secondo me, sono veramente interessanti e forti, eh. E serve, ed è diventato come lo strega, una vetrina il Nobel. Una volta non è una vetrina il Nobel, cioè il Nobel era una bacheca, che è un po' diverso come concetto. Cioè, autori famosi, perché con grandi carriere alle spalle, venivano insigniti del Nobel e quindi gli si coronava la carriera. Adesso no, adesso gli si crea una carriera. Cioè ci sono degli autori che vengono creati, vengono boostati, come direbbero, cioè gli viene dato proprio un booster di popolarità dal Nobel. Secondo me una volta meno. Capitava, ma meno. Eh sì, quest'anno De Lillo ha pochissime, pochissime chance. E l'ultimo Nobel oh cavolo. E Annie Ernaux, no? Annie Ernaux ha vinto l'ultimo Nobel. E comunque De Lillo è contamericano, eh. Cioè, che siano tutti. Siamo tutti uguali, ma secondo me qualcosina si può anche fare. Il problema è Luis Gluck, che non è passato tanto tempo dall'ultimo americano. In mezzo c'è stato il buon Gurna, e quindi per il Nobel, boh, per il Nobel, francamente, credo che toccherà all'Asia. Lo so, Lisa, lo so, ma no, quelli no di sicuro. Forse Ann Carson, ma fosse Krasnahorkai non hanno nessuna possibilità. Sono europei e l'ha vinto Annie Ernaux. Doveva vincere l'anno scorso, John Fosse. John Fosse doveva vincere l'anno scorso. Ma anche Krasnahorkai poteva vincere, cioè, nel senso, andava bene assolutamente. È un peccato, più che altro sì, cioè, ragioniamo sul fatto che questa è tutta gente vecchia, eh. Cioè, io non gliela voglio tirare a nessuno, però non tutti, statisticamente è impossibile che tutti loro potranno vincere il Nobel. Per me è un'idiozia il Nobel a Foe, come è un'idiozia il Nobel a Dylan. Non sono scrittori, quindi non, premio Nobel per la letteratura io non lo do a Bob Dylan. Cioè, perché Bob Dylan, potete dire tutto quello che volete, ma non ha fatto letteratura. Non ha prodotto letteratura nella sua vita. Bob Dylan ha prodotto arte, come era letteratura, ma è un'altra arte. È diversa. E Dario Fo, secondo me. Ma sì, ho tolto che la musica ha i suoi premi e posso essere d'accordo che i premi della musica forse non rendono giustizia a un cantautore che ha segnato per certi versi anche momenti storici di una nazione e dell'Occidente. Sono d'accordissimo con l'importanza storica di Dylan. E i testi di Dylan sono stati politici, hanno segnato tutto quello che volete. Ma non ha fatto letteratura nella sua carriera. E quindi per quello che è grosso, è il peggior premio Nobel nella storia del Nobel, Bob Dylan. Il peggiore. Cohen, assolutamente. Cioè, se dobbiamo aprire ai cantautori, allora poi è finita. Cioè, perché cioè, assolutamente. L'anno di Murakami, così. L'anno di Murakami? No, 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 no. Ma ragazzi, non ci voglio neanche pensare. Murakami non può vincere il Nobel, eh? Ah sì, l'abbiamo fatto una sera io e Lisa, di aprire l'albo d'oro del Nobel e vedere quali autori avevamo letto. Ma Lisa ne ha letti più di me, se ricordo bene. Perché comunque anche ultimamente.
sta prendendo spesso ispirazione dai Nobel. E io non ne ho letti tantissimi, soprattutto di quelli del passato, ma perché spesso la scelta dei Nobel ricade su autori che non sono proprio nelle mie corde. Sì, non ti vantare che ne hai letti più di me, eh. Plot was artificial, it was all fake. No, ma infatti, allora, su Dario Fo io non l'avrei dato a lui. È diverso il discorso tra Dylan e Fo, cioè, Fo era comunque titolato a vincerlo, ok? Cioè, gareggiava nella stessa categoria. Dylan no. Quindi su Fo... Allora, vantati, va bene. E vogliamo dire quanti libri hai letto quest'anno e quanti libri ho letto io quest'anno? Yeah. Quindi Fo almeno gareggiava nella stessa categoria. Quindi ci sta. Per me, non, insomma, credo che all'epoca di Dario Fo, anzi sono sicuro, all'epoca di Dario Fo era ancora vivo Eco, giusto? Quindi credo che Eco lo meritasse molto di più che Fo. No, io non l'avevo visto da questo punto di vista. Non avevo fatto questa gara. No, poi è un modo di leggere completamente diverso il mio dal suo. Lisa legge molto meglio di me e per questo legge meno ma meglio. È più selettiva. Io leggo di più e peggio. Non come qualità di lettura, è proprio come... Ecco, l'Atlante di Volman ce l'ha Lisa, quindi devo ancora leggerlo. Anche perché è suo, quindi quando l'avrà letto o quando, boh, non lo so, o quando un giorno glielo ruberò, poi leggerò. Sono curiosa, però devo dire, sembra un po' una miscellanea, ma voglio capire se invece ha un più un senso. Molti mi dicono che è uno dei migliori Volman, che è uno dei migliori libri che abbia scritto Volman, quindi sono molto curioso. E spero che minimum continui con la ripubblicazione, perché ne manca ancora qualcuno. Cioè, in realtà si potrebbe continuare ad limitum, però anche non volendo tradurre cose nuove, si può ripubblicare ancora delle cosine molto sfiziose di Volman. Alcune parti sono riprese dai racconti della farfalla, davvero? Ah, ok. Dovrei provarlo adesso il teatro, visto che ormai roba in italiano di Fosso l'ho già letta tutta, non ce n'è tanta. Dovrei provarlo. Speravo che uscisse la seconda parte della Septologia, ma Elisabetta non ci vuole bene. E boh, non lo so. Io spero non abbia interrotto la pubblicazione, che altrimenti veramente qua bisogna fare una rivolta. Il teatro dovrei leggerlo. Dovrei assolutamente leggerlo. Bene, ragazzuoli, allora. Questa era giusto una live tributo a Martin Amis, spero di avervi messo un po' di voglia di leggere questo autore e di recuperarlo. Settimana prossima, live sempre di giovedì, credo che non ci siano impedimenti. Sì, il 22, non ho segnato nulla, quindi settimana prossima sempre di giovedì, non so su cosa sarà la live, ma confido che nel frattempo leggerò qualcosa ChatGPT-Sys, non lo so. Questa live ChatGPT-Sys è una spada di Damocle. Io sono ancora scottato dall'ultima volta che ci abbiamo provato e che non è riuscita. E c'ho il trauma. Ma adesso vediamo. Adesso vediamo perché ci sono un paio di cose
Sì, è vero che questi server sono, e lo usano anche meno persone, quello era proprio il boom dell'utilizzo di ChatGPT. Per adesso capisco. Capisco un attimo e vedo, notizia che potrebbe interessarvi, è che ho registrato la prima parte di 3 del nuovo aggiornamento Bookshelf Tour. Quindi nuovo aggiornamento della libreria. Esce su YouTube domani mattina la prima parte. E dovrebbero uscire a distanza di una settimana. È vero che non abbia più continuato a guardare Masterpiece? Vero, bravo Kerrit. E a una distanza di una settimana usciranno la seconda e la terza parte, che devo ancora girare, ma questo lo sapete solo voi, segreto che rimanga tra di noi. E in realtà fingerò che sia un unico video diviso. Va bene. Quindi avete almeno, cioè avete un aggiornamento della libreria che fa sempre la sua figura. No, lo scaffale dei russi divisa non c'è, perché i libri russi divisa sono a Milano. Nel momento in cui uniremo le librerie, senza dubbio ci sarà anche lo scaffale dei russi. Dai, bene ragazzuoli, io vi ringrazio come sempre, vi saluto e ci vediamo settimana prossima, sempre il giovedì, sempre alle 21. Buona serata e buonanotte, ciao 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 ciao.